Bene, questo è l'avviso di un certificato di merito dato alla ditta Fratelli Marinozzi in occasione del Panettone Day, che è un concorso nazionale con lo sponsor Brains della pasticceria artigianale italiana. Una rassegna nazionale curata dal Gambero Rosso insieme all'Accademia dei Maestri Pasticceri e Marinozzi è stato premiato dal maestro Iginio Massari il 20 ottobre del 2014. Erano 230 partecipanti a giugno e la finale sono rimasti 20 pasticceri. È il nostro Marinozzi è arrivato secondo. Allora, vediamo un po' com'è questo panettone. Ha vinto un secondo premio, noi conosciamo Marinozzi da sempre, perché ormai è una tribù quella che sta lavorando giù a quel laboratorio, ma noi lo conosciamo appunto da decenni e quindi se riusciamo ad aprirlo e a tagliarcene una fetta, eccola, eccola la fetta, vai, bel colore. Ah, è un bel colore, un colore, un giallo cromo, cadmio chiaro, ecco. Vedete, abbiamo fatto una composizione di colori, speriamo, una giusta cornice a questa delizia del palato. Ah, buono, buono, cavolo. Scusate, ma io me lo mangio qui. Veramente buono. Beh, allora, parliamo di questo panettone. Non dico di che cosa è fatto perché la formula è segreta. Io ho messo sotto torchio qualcuno giù e sono riuscito a strappare la rivelazione che tra lievitazione e cottura occorrono ben 22 ore. 22 ore. Bene. Poi su mezzo chilo, come questo, ci sono 50 grammi di frutta candita, cioè questa qui, di ottima qualità. Diciamo che è un prodotto artigianale, non è quello che si compra, no, che fanno produzione a migliaia di... A migliaia... Scusate, buono veramente. A migliaia di migliaia, anzi decine di migliaia di, come dire, di pezzi. Qui ne fanno un numero ridotto. A febbraio poi scade e quindi spicciatevi a andarlo a prendere. Buono. Allora, è come se fosse una Miss Italia che arriva al secondo posto, no? Sempre. La differenza tra il secondo e il primo posto è proprio un'inezia, solamente gli esperti hanno potuto giudicare, ma buono veramente, cavolo. E Marinozzi non si fa goglionare, come si dice da queste Io sai parti, che faccio intanto ve ne mangio un altro pezzo. No, beh, state fermi, per favore, voi state fermi, per favore. No, 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 persone intorno a me, cioè, le persone migliori di questo mondo sono i miei tre cagnetti. C'è Poldo qui. Poldo, non te lo posso dare. Vedi, questo è un panettone che lo può mangiare solamente una persona evoluta, cioè un essere umano che è evoluto. Tu sei ancora nel regno animale, dovrà passare forse 1 miliardo di anni ancora per arrivare al nostro livello, però non te lo posso dare. Beh, però... Tu sei un cagnetto tanto simpatico, poi sei il mio cagnetto, beh,
te lo do, vabbè, basta che, no, basta che te stai zitto e non rompi le scatoline. Poi c'è qui, mi stanno ipnotizzando, capito? Mi stanno fissando il tilli, mi stanno ipnotizzando, figli di cacca miseria. Va bene, ecco qua, a te Willy, sei già un attore perché hai fatto già un film sorridendo, è raro trovare un cane che sorride, non è poi troppo bello, però insomma, ok, allora, eccoti qua, tieni. Basta però che non mi fissi più, e tu piccolina, la mia trillina, la saggia di casa, da domani anch'io, la saggia di casa che lei, ecco, tieni, anche per te, dai, su, dai, piccolina, ecco, è una cagnetta veramente in gamba, perché, oddio, è un po' schiacciata da quegli altri due, dal Pincerino e da quell'altro bastardo di Poldo, ma insomma, però lei si sa difendere. E poi adesso lascia tutte le molliche per terra, se le passa lei. Allora, non credo che ci sia altro da dire su questo panettone, perché allora ricapitoliamo: ha preso un premio, secondo premio, erano 230 partecipanti, ne sono stati scartati la maggior parte, erano rimasti in 20 pasticceri, e poi su 20 pasticceri hanno scelto il migliore, non so chi sia, ma il secondo arrivato è il nostro Marinozzi. Credo aver detto tutto, io sai che me ne faccio un'altra fetta. Basta adesso, no, metti giù le zampe, Poldo, perché non ti permetto di disturbarmi mentre faccio le cose importanti. Ecco, io sto facendo una cosa molto importante. Mi sto mangiando l'ultimo pezzo prima di chiudere questo scherzo che mi sono voluto fare. Perché, vedete, Marinozzi aveva cominciato come tutti, poi si è specializzato e è andato avanti, ha ricercato di fare un prodotto migliore, sempre migliore, e quindi ha successo e ha preso il premio, quindi la qualità viene premiata sempre. Mi sono potuto permettere di fare come volevo questo affare qui, non so se piacerà ai fratelli Marinozzi, ma una cosa è certa: il panettone dei fratelli Marinozzi a me è piaciuto da matti.